Proseguiamo ora la nostra maratona musicale, che ci porta a tradizioni estranee al patriarcato di Aquileia. Rimaniamo nel panorama internazionale dello stesso periodo storico, seguendo la via dell'Ambra verso i mari del nord. Approdiamo quindi nei panorami fiabeschi dell'Irlanda, corredati dalle musiche popolari e tradizionali. Ecco a voi i segreti di Galway. Nei tempi antichi c'era un mezzo idiota che viveva nella contea di Galway e, pur essendo straordinariamente appassionato alla musica, non era riuscito a imparare che una sola canzone. Riceveva sempre molto denaro dai signori che, grazie a lui, se la spassavano. Una notte, il suonatore di cornamusa stava tornando da una festa ed era mezzo ubriaco. Quando arrivò al ponticello sotto casa, diede una strizzata alla cornamusa e cominciò a suonare il solito brano. Il puca dalle grandi corna gli si avvicinò, lo afferrò e se lo gettò sulla schiena. Il suonatore afferrò le corna e disse: «Maledizione a te, brutta bestiaccia! Lasciami andare a casa da mia madre!» «Non preoccuparti per tua madre», disse il puca, «ma tieniti forte e suonami Shan van Vocht». «Non la so», rispose il suonatore. «Non preoccuparti se la sai o no», disse il puca, «suona e io farò in modo che tu la sappia».
Il suonatore pompò aria nella sacca della cornamusa e suonò talmente bene che ne rimase lui stesso sbalordito. «Parola mia, sei un bravo maestro di musica», disse allora il suonatore. «Ma dimmi, dove hai intenzione di portarmi?» «C'è una grande festa nella casa sulla cima del monte questa notte», rispose il Puca. «Ho intenzione di portarti là a suonare e, parola mia, sarai ricompensato per il disturbo». «Parola mia, allora mi risparmi un viaggio», disse il suonatore, «che padre William mi ha imposto la penitenza di andare sulla cima del monte perché il giorno di San Martino gli ho rubato l'oca bianca». Il Puca lo portò attraverso colline, paludi e terreni accidentati, fino ad arrivare sulla cima del monte. Poi batté con il piede 3 colpi. Si aprì una grande porta ed essi entrarono in una bellissima sala. Il suonatore vide una tavola d'oro nel centro della stanza, con centinaia di vecchie, e si sedevano intorno. Una vecchia si alzò e disse: 100.000 volte benvenuto, Puca di novembre! Ma chi è questo tizio che ti sei portato appresso?» «Il miglior suonatore di cornamusa d'Irlanda», rispose il Puca. Una delle vecchie batté un colpo in terra. Si aprì una porta sul lato di una parete e vi sbucò l'oca bianca che il suonatore aveva rubato a padre William. «Ma guarda!» esclamò. «Io e mia madre ci siamo mangiati quell'oca fino all'ultimo boccone, tranne un'ala che ho dato a Maria la Rossa. Ed è stata lei che ha detto al prete che gli avevo rubato la sua oca». L'oca se ne andò e il Puca disse: «Mettiti a suonare per queste signore». Il suonatore di cornamusa suonò e le vecchie cominciarono a ballare. Thank you.
Il suonatore di cornamusa suonò e le vecchie ballarono fino a che non furono stanche. Allora il Puca disse loro di pagare il suonatore e ogni vecchia tirò fuori un pezzo d'oro e glielo diede. «Per il dente di San Patrizio», disse lui, «sono ricco come il figlio di un lord». «Vieni con me», disse il Puca, «ti riporto a casa». Uscirono e proprio mentre stava per montare in groppa al Puca, l'oca si avvicinò al suonatore e gli diede una cornamusa nuova. Il Puca lo riportò a casa e gli disse: «Ora hai due cose che prima non avevi, il senno e la musica». Il suonatore bussò alla porta di sua madre dicendo: «Fammi entrare, sono ricco come un lord e sono il miglior suonatore di cornamusa d'Irlanda». «Sei ubriaco», rispose la madre. «No, davvero», rispose il suonatore di cornamusa, «non ho bevuto neanche un goccio». La madre lo fece entrare ed egli le diede i pezzi d'oro. «Aspetta», le disse, «e senti la musica che sono capace di suonare». Imbracciò la cornamusa, ma invece che musica venne fuori un rumore, come se tutte le oche d'Irlanda stessero starnazzando insieme. Svegliò così tutti i vicini e tutti lo presero in giro, finché non riprese la vecchia cornamusa e allora poté suonare per loro una musica melodiosa. E quando ebbe finito, raccontò loro tutto ciò che gli era capitato quella notte. Il mattino dopo, quando la madre andò a guardare i pezzi d'oro, non vide nient'altro che foglie d'albero. Il suonatore di cornamusa andò dal prete e gli raccontò la sua storia. Ma il prete non credette ad una sola parola di quel che diceva, finché non prese la cornamusa nuova e cominciò il rumore starnazzante delle oche. «Sparisci dalla mia vista, ladro!» disse il prete. Ma il suonatore, invece di obbedire, prese la vecchia cornamusa per far vedere al prete che la storia era vera. Imbracciata la vecchia cornamusa, suonò arie melodiose e da quel giorno, fino a quello in cui morì, non ci fu nella contea di Galway un suonatore di cornamusa bravo quanto lui. Si è conclusa la fiaba irlandese Il suonatore di cornamusa e il Puca. Vi facciamo ora ascoltare un brano speciale, realizzato grazie al prezioso contributo di moltissimi flautisti provenienti da tutto il mondo. Nell'atmosfera delle musiche irlandesi, ascoltiamo ora il brano popolare Green Sleeves, eseguito da giovani flautisti di tutti i livelli, che hanno interpretato il brano contribuendo sulla base delle loro competenze musicali. Una vera e propria festa del flauto, per celebrare i piccoli che saranno i grandi di domani, in un evocativo scambio che simboleggia un passaggio di testimone fra generazioni. L'esecuzione, lo sentirete, è stata assemblata con l'accompagnamento del Trieste Flute Ensemble e dell'arpa di Tatiana Donis.
Hashtag lontani ma vicini, sperando di poter suonare al più presto nuovamente tutti insieme dal vivo. Proponiamo ora la fiaba friulana dal titolo La moglie, tratta dai racconti di Caterina Percoto, anno 1858. Il conte Battista, unico erede di una vistosa fortuna, s'era ammogliato assai giovane e amava teneramente la sua bella e graziosa Cecilia. Il suo più dolce pensiero
era di farle cara la vita ed indovinarne ogni desiderio. Era in occasione di una festa che egli aveva fatto dipingere la sala e acquistate alcune mobiglie di squisito lavorio, ma nel segreto del suo cuore un'altra gioia si aveva riservata. Sapeva che la Cecilia aveva fissato di comparire in quella sera in un leggiadro abbigliamento all'orientale. Ora egli, al momento che si vestiva, l'aveva fatto trovare sulla sua toiletta un bel finimento di corallo che completava in maniera veramente magnifica quel novello capriccio della moda. Thank you.
Ma questa volta o non aveva gradito o qualche spina segreta s'era fitta in quel cuore. Era più bella del consueto, ma d'una bellezza austera e meditabonda, che rivelava o d'una sofferenza o d'una lacrima. Si ricordò allora che gli parve così mutata fin dai giorni innanzi. Ma che cos'è avvenuto? Ma perché queste lacrime, buon Dio? Diss'egli, accarezzandola e raccogliendo con la mano le lunghe ciocche dei suoi capelli disciolti. Se tu sapessi, Battista, quel che ho veduto. Sono andata in campagna per la provvista dei fiori. Arrivo e non trovo né Valentino né le chiavi della serra. Intanto che cercavano, la Gastalda mi dice che sarà facilmente ito a fare un po' di compagnia alla Margherita, che è malata da un mese e la cui figlia egli intende sposare. Allora mi viene in capo, voglio andarla a trovare. Mi feci dunque accompagnare alla sua casa. In cucina facevano la polenta, un fumo d'affogare, e se aprivano il vento rapiva i tizi e li ruzzolava sullo spazzo. Non ti so dire l'orrore di quella negra e sudicia caverna. Salì una scaletta diroccata, e davvero ho creduto accopparmi, perché i gradini in più luoghi mancavano e taluni tanto fradici da non osare affidarvi sopra il piede. La stanza della malata, sotto a coppi e al di sopra della cucina, è nera come la cucina, perché le tavole, in più di un sito, rotte proprio affatto, lasciano trapelare il fumo, che tormenta e fa tossire la poveretta che è affetta da mal di petto. Oh, Dio mio! E pensare che quella è casa nostra e che sono nostri affittuali. Ma perché non avvisano il fattore di cotesti disordini? Esclamò il conte annuvolato. Ho detto anch'io la stessa cosa, ma sai quel che risposero?
che la casa della Margherita, in tale deplorabile stato, tra quelle dei nostri coloni, non è mica la sola. E a far tutti i restauri che sarebbero proprio di prima necessità per quella povera gente, bisognerebbe, amico mio, che noi avessimo il coraggio di rinunziare a buona parte di cotesto vano lusso che ci circonda. Stettero entrambi alcuni istanti in silenzio.
Oh, se invece di contentare i miei capricci, tu avessi speso quel denaro nelle case dei nostri poveri coloni. Erano lavori di lusso, disse egli. Hanno peraltro impiegato molte braccia e dato il pane a molte famiglie. Ma alla Cecilia pareva che se quegli operai, invece di costruire una grotta, un castello, i chioschi e i tanti abbellimenti del suo giardino, avessero lavorato nelle case dei contadini, il loro pane sarebbe venuto fuori lo stesso. E non poteva quietarsi. E finché Vera tra i suoi affittuali chi pativa il freddo o mancava di spazio, quelle tante vanità della moda che le stavano dintorno le pesavano sul cuore. E sentiva rimorso dei suoi divertimenti come se fossero stati procacciati col sangue e con le lacrime del povero. Parlarono a lungo e in quella stessa notte stabilirono di migliorare subito l'abitazione della Margherita. Dopo quella festa, la casa del conte Battista assunse come una specie di aspetto severo. Comparivano di rado ai pubblici spettacoli e la toeletta della contessa s'era fatta più semplice e più modesta. In quella, invece, appena comparsa la primavera, stabilirono il loro soggiorno alla campagna e il villaggio cresceva e ringiovaniva a colpo d'occhio. Diverse fabbriche nuove erano sorte come per incanto. In quella, invece, appena comparsa la primavera, stabilirono il loro soggiorno alla campagna e il villaggio cresceva e ringiovaniva a colpo d'occhio. Diverse fabbriche nuove erano surte come per incanto, le vecchie venivano riattate. In poco tempo spirava in quei dintorni come un'aria di agiatezza e di benessere che consolavano il cuore. Era bello allora per la Cecilia goder del lusso di che la circondava l'amore del marito, e le loro gioie s'erano fatte più pure e più serene, perché sentivano entrambi di essere benedetti ed amati. Siamo giunti alla conclusione di questo spettacolo, ricco di spunti. Speriamo di contribuire a mantenere viva la passione per la musica ed il flauto in particolare, soprattutto in questi momenti così funesti. Passiamo ora ai ringraziamenti. Ringraziamo tutti gli studenti che hanno partecipato alle masterclass nei giorni scorsi dei flautisti di fama mondiale Matej Zupan, Damian Krajacic e Onorio Zaralli, amici dell'associazione che hanno dato il loro prezioso contributo alla manifestazione. Ringraziamo anche loro per la passione che riescono a trasmettere con la loro arte. Ringraziamo poi il dottor Paolo Benedetti per l'esaustiva contestualizzazione del Patriarcato di Aquileia e il professor Giorgio Blasco per la sapiente scelta, studio, selezione e cura dei brani e la loro contestualizzazione, e per averci fatto conoscere la voce di Aldar Dashir, eccezionale interprete delle nostre musiche. E un grazie a Matteo Fanni Cannelles per averci proposto le sue musiche in due brevi frammenti. A tutti loro un sentito grazie e un grande applauso
per averci proposto un tema così inedito. Grazie a Tatiana Donis per averci coccolato con il suono della sua arpa, ad Alessandro Vigolo per aver trovato le fiabe irlandesi che ci hanno immerso nell'atmosfera nordica, e al Trieste Flute Ensemble Tutto per la passione che trasmette sempre e da sempre nell'esecuzione. Un grazie speciale a Fabio Barnaba, il nostro arrangiatore, e a tutti coloro che nell'ensemble convogliano le loro competenze, musicali e non, affinché tutto funzioni. Ultimi, ma non ultimi, tutti i membri del direttivo, che continuano a credere fortemente nella realtà della Trieste Flute Association, nonostante le mille difficoltà, e che riescono sempre a trasmettere tutto l'entusiasmo necessario. Un grazie speciale, quindi, a Federica Cecotti, Bayar Marincinova, Rossana Brajkovic, Giorgio Blasco, Alessandro Vigolo, Ettore Michelazzi e Paolo Benedetti. Thank you.